La sera di Fresh Love, a Piazza del Viscito, nello stupore e nel dolore, Napoli si è ritrovata. Diciamo che questa serata si chiama Unici nel ricordo e credo che descriva abbastanza bene quello che Pino Daniele è stato per Napoli e non solo per Napoli, in Italia e in Europa. Questa è una serata di cuore, come Pino era un artista di cuore, quindi credo che non c'è bisogno di molte parole, l'espressività è in questa terra che non è caso è terra mia. È una serata con una serie di amici, con una serie di racconti, di ricordi e qualche brano musicale, perché poi alla fine la musica parla senza bisogno di spiegarla. Questo è Pino Daniele, null'altro. Nel maggio dei monumenti non poteva mancare un omaggio all'artista che ha portato l'immagine e il nome di Napoli nel mondo. Nel complesso di San Domenico Maggiore, ieri sera, l'iniziativa dedicata a Pino Daniele, promossa dall'assessorato alla cultura e al turismo e da Rai 2 e curata da Giorgio Verdelli, si sono alternati artisti ed amici di Pino, video e montaggi inediti. Ci ritroviamo qui anche in occasione della riprogrammazione di questo speciale che la Rai ha dedicato a Pino Daniele, che è stato veramente un record di ascolti, quindi andiamo avanti forti anche della sua musica, del suo canto critico e di libertà, che ci ricorda sempre che Napoli è una città complicata, ma non è che ognuno deve aspettare la sua sorte, insieme dobbiamo costruire un futuro diverso. Da quando ci ha lasciato nella nostra città è stato un profluvio di iniziative, una più bella dell'altra, una più partecipata dell'altra, con la città, i suoi amici, gli artisti. Il modo migliore, come ci siamo detti al primo momento, per ricordare che Pino c'è sempre e che la sua musica è eterna.